è facilissimo Leo, perché appare estremamente solare, in realtà ha dei momenti, spesso, ha dei momenti molto cupi. Non mi parlare così e prova a ragionare, provami a capire, perché se no vado fuori di testa. Buongiorno MTV, buongiorno, benvenuta, accomodati, prego. Allora, MTV, ogni oggetto in questa parte della mia casa ha una storia a sé. Questi angioletti qui me li ha regalati mia mamma, perché mia mamma mi regala sempre degli angeli, perché dice che sono il suo angelo, qua siamo io e lei, diciamo. E qui ci sta la tartarughina che mi regalò Maurizio Costanzo. Qui c'è una foto che ritrae me e Anastasio all'Aquapark in Spagna. Gasman Anastasio, un featuring che è la fine del mondo. È stata una vacanza molto molto divertente, dai. Io ero un po' più festaiolo, lui andava a dormire più presto perché è l'unico rapper che non fa tardi la notte. Sicuramente questo è il premio più importante, proprio anche a livello affettivo, perché insomma comunque la palmetta di Sanremo, giovani soprattutto, che poi essendo appunto la palmetta di Sanremo giovani, poi quando cresci non puoi più prenderla. Qua ci sono le foto con tutti i miei amici, vedi, questi sono i miei 23 anni, stavamo festeggiando sempre nello stesso posto peraltro. Qua c'è una foto con la mia bellissima mamma, che infatti stai attento, ti potresti ciecare dalla bellezza, vedi che meraviglia con la mamma. Però diciamo che per festeggiare la nostra presenza e la tua presenza all'interno di questa casa, siccome sono molto alto utilizzerò una sedia, aggiungerò una bottiglia di birra alla mia collezione, che è questa. A te. Eccoci arrivati finalmente al pezzo forte MTV, che è il luogo al quale diciamo si appellano tutti i miei amici e anche io quando siamo affamati, perché anche noi che facciamo, proviamo a fare musica e arte, spesso abbiamo fame. Sono felice che tu sia un essere inanimato, perché purtroppo c'è un odore, sono stato fuori molto tempo e quindi ci sono le cipolle che stanno germogliando. Poi c'è il gorgonzola è il mio formaggio preferito. Cipolla e gorgonzola forse è una coppiata un po' ardita. Poi ci sta il succo, adesso me ne berrò uno mentre ti racconto e continuo a raccontarti le cose. Non è molto fornito oggi questo frigo, ma perché sono appena tornato da una data del tour e quindi mi limito a sorseggiare del succo alla pesca. MTV ha appena suonato una persona speciale, adesso li apriamo. Chiaretta mia! Allora, alla grande. Lei è Chiaretta, Chiara è la mia vocal coach. Molto quindi... piacere. Ciao Chiara! Allora, MTV, mi sei piombata dentro casa, sei capitata proprio il giorno della settimana in cui faccio lezione con Chiaretta. Ti faremo vedere, diciamo, il modo in cui noi riscaldiamo le corde vocali. Ma Leo com'è come studente? Non è facilissimo Leo, perché appare estremamente solare, in realtà ha dei momenti, spesso, ha dei momenti molto cupi in cui a lezione è depressissimo e tu cerchi di comunicare con lui e lui ha questa faccia, guarda in basso e non interagisce. Dai, bando alle ciance, facciamo un esercizio, vediamo come sta questa voce. Ok. Facciamo una sesta. Sali con la I, torniamo con la E. Vai. Inspira bene. Mie. Appoggia bene diaframma. Mie. Esatto, di riscaldamento non spinge. Fammi provare.
mie. Questo è il mio pupazzetto con il quale dormo, che mi tiene compagnia, che ascolta tutti i miei discorsi. È nudo, quindi non, magari non soffermarti, però è un pupazzo nudo. I pupazzi sono nudi. Poi qua ci sta questa luce che è impossessata a volte, vedi? Non lo so, oggi sarà una bella giornata? Questo è, credo sia un sì. Ti leverò una canzone? Mia amata MTV, ti devo portare in studio con me perché è la cosa più importante della mia vita. Copriti, fa freddo il motorino. Ancora tu. Non fossi io sarei lui. Tu mamma. Questa è la storia mia, mia. Ma che ci posso fare? Dio che ha vicini. Madonna, sei. Spari, sparisci. Oh, Peppe. Che le belle, però. Questa è MTV, è venuto MTV a trovarmi, mi sta seguendo, mi sta perseguitando in questi giorni. Buonasera MTV, buongiorno. Ciao Giuseppe, ma continuate pure. Dunque MTV, noi siamo a casa di Giuseppe, che insomma è il mio migliore amico, ma anche il produttore insieme a Matteo Costanzo, che oggi non è qui perché sta lavorando anche al suo disco ed è giusto così, c'ha anche le sue cose da fare. Però insomma io, Peppe e Matteo solitamente lavoriamo in questo spazio e questa è casa di Peppe, che è la casa di un po' di tutti, dove tutti sono ben accetti. Infatti poi dopo magari vi lasciamo pure l'indirizzo di casa sua, così chi vuole può venire. Questo è un po' lo studio dove, cioè vabbè, è casa, però è tutto acchittata studio per avere un ambiente più casalingo dove fare musica, e quindi si può registrare qualunque cosa qui dentro e a noi piace fare dischi qui dentro. Questo brano si intitola Fuori di testa e ho scritto questo brano in un momento in cui insomma era finita una relazione un po' tossica nella mia vita e quindi ho cercato le parole per descrivere quel momento. E vorrei dirti che mi dispiace, ma in fondo tu lo sai che non è solo colpa mia. Non mi parlare così e prova a ragionare, provami a capire, perché se no vado fuori di testa. Non mi guardare così e provati a sfogare, prova un po' a cambiare, perché se no magari perdo la testa. Sarebbe così facile dire la verità, ma forse non mi va tirare fuori tutte quelle cose che ci fanno stare male. Vincitore di Sanremo Giovani nel 2020 e già due dischi all'attivo, Leo Gassman, con la serenità di un ragazzo per bene, ci ha mostrato il suo appartamento piccolo ma molto ricco. Un porto di mare per amici che sono la sua ispirazione, un approdo per le giornate storte della sua età e luogo magico dove, tra manette appese al letto, dischi di Bruno Risas, poesie e pianoforti, Leo vuole partire alla conquista del mondo della musica. E noi te lo auguriamo! Ciao Leo! A me non mi piace dire addio, quindi come diceva Jim Carrey, buongiorno, buon pomeriggio e se non dovessimo vederci, buonanotte e grazie. Ciao!